Allora, eccoci, buongiorno, ci troviamo a San Fruttuoso, in particolar modo in Piazza Martinez. Oggi abbiamo visione un bellissimo appartamento ampio di oltre 100 metri quadri, 6 vani e mezzo, posto al secondo piano con ascensore di un bel palazzo che adesso vado a mostrarvi. Dall'ingresso, posto alle mie spalle, dotato di moderna porta blindata, guadagniamo subito l'area d'ingresso, la vediamo, e la zona giorno che è composta da una cucina. È una cucina ampia, una cucina abitabile, la vediamo, anch'essa a pianta regolare, con una finestra tripartita. La sala, anch'essa ampia, luminosissima, perché è un affaccio, è un'esposizione sud. Andiamo a vedere, intanto apprezziamo gli infissi che sono tutti doppio vetro, taglio termico, gli esterni in alluminio. La vista è completamente aperta, non c'è nessuno davanti, è sud completo, quindi sole tutto il giorno. Quindi vedete la sala. A fianco, come vedete, quindi sala da questa parte, abbiamo la camera da letto singola. La camera da letto singola, che è già abbondante per essere una camera singola, è dotata di balcone. Balcone che espone a sinistra è un est, balcone che espone a sinistra verso via Casoni, e a destra ha lo stesso, sostanzialmente, la stessa esposizione della sala. Riguadagniamo l'interno. E andiamo nella camera da letto padronale, la matrimoniale. Anch'essa è più di 16 metri quadri, quindi è una camera da letto molto molto grande, lo possiamo apprezzare dagli spazi. E l'esposizione è la stessa della camera da letto che abbiamo visto poco fa. La camera da letto, come vedete, è dotata di aria condizionata, quindi ho split posto sia da questa parte che in questa parte del corridoio, che risulta essere controsoffittato. Da questa parte abbiamo un ripostiglio, lo vediamo, un ripostiglio che era l'ex bagno, ora è diventato una sorta di locale lavanderia ripostiglio, e poi un altro asso della casa, lo vediamo, non è un bagno, ma è una sala da bagno. Il nome corretto è questo, nel senso che, come vedete, è un bagno enorme, era l'ex cucina questa, dotata di vasca, dotata di doccia e ancora spazio ce n'è in abbondanza. Poi abbiamo diverse soluzioni anche di personalizzazione degli spazi che poi magari vi illustreremo in fase di visita. L'appartamento è veramente in ottimo stato, il riscaldamento è centralizzato con valvole termostatiche e contabilizzatore di calore, le spese sono relativamente contenute, illuminato molto bene, quindi lo vediamo. Posizione comodissima, Piazza Martinez, c'è sotto tutto, non bisogna neanche spostarsi con la macchina. Per qualsiasi poi informazione e visita vi aspetto alla Fondocasa San Fruttuoso, chiedendo del sottoscritto, dottor Cristian La Pietra, per qualsiasi informazione. Grazie per la visione e arrivederci.